Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls. Nel precedente video abbiamo sbloccato lo shortcut che portava dalla contea di Olasil di nuovo qui a dove abbiamo sconfitto Artorias. E abbiamo trovato questo oggetto, la chiave con emblemma che cita. Chiave piegata con emblemma. Le incisioni dell'emblemma sono incantate e la porta sigillata con un potente sortileggio. Questa chiave ci è necessaria per aprire questa porta. Non so se nel video finale poi riuscite a sentirlo, ma si sente un rumore di sfregamento, diciamola così. Saliamo. Tranquilli, è più o meno innocuo, ma parliamoci. Nonché è il creatore di quei simboli di cui ho parlato l'altra volta, quelli incisi. Parla. Visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Debole non mi But sembra. Parla little help to thee, I'm afraid. di It is nuovo. our secret to explore this L'ho domain. notato. Be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. Intanto lui vende quella che potremmo definire roba varia. Parla ancora? Io? There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Ok, There's but I'm lucky. allora mettiamo i puntini un po' sulle i perché altrimenti qui si capisce ben poco. Lui è Gaug, o Gog, non so, sono sicuro di come si la pronuncia. Il quarto ed ultimo cavaliere dei cavalieri principali di Lorgwyn. Lui era un arciere e si riferisce al fatto, vabbè, a parte ringraziarci per aver liberato il suo compagno dalle sofferenze. Alla sua inutilità si riferisce al fatto che effettivamente non ci sono più prede. Lui effettivamente cacciava i draghi. E pur essendoci Calamit ancora, che è il drago nero. Sbaglio strada. Che è il drago nero che abbiamo visto prima. Di fatto quel drago è stato considerato, diciamo, off limits da Anor Londo in quanto troppo pericoloso. Anor Londo stessa non voleva. Dov'è la strada? Non voleva averci niente a che fare perché mai non stuzzicare la bestia, come si suol dire. Comunque, noi essendo abbastanza imbecilli, invece decidiamo di avere qualcosa a che fare con questo drago. Tra l'altro qui ci sono, non mi ricordo dove, vabbè, dei nemici leggermente, lo so, i cani. Vuol dire che a questo punto del gioco dovrebbero essere una passeggiata, invece no. Mi fregano comunque con le combo e quindi è meglio andarci un po' con i piedi di piombo. Oh, me ne ricordavo solo due, invece ne sono tre. Oh, questo ha preso il danno maggiore dell'altro. Perfetto. Tolti dalle scatole anche questi. Ora. Qui siamo arrivati. A un'arena. No, un'arena. O meglio, quello che volevo dire è che sarà il luogo della nostra boss fight, principalmente. Questa è una boss fight che si prospetta abbastanza dura in quanto Calamith è tosto. Oltre a essere, presumibilmente, uno dei pochi draghi intelligenti nella storia videoludica o cinematografica, oh. Vabbè, prendete un qualsiasi media che vi viene in mente. Calamite fa esattamente quello che un drago con un minimo di scaltrezza, probabilmente a causa secoli di persecuzioni, ha ottenuto, ovvero sa volare. Può rimanere in aria in tempo indefinito, possiede un'arma di distruzione di massa a distanza, lui non scenderà mai, o quasi, per combattere. Quindi si limiterà semplicemente a buttare fuoco dal cielo e a farci il culo. Quindi, intanto qui apriamo e troviamo la lastra di dinamite.
Perché prima del DLC, ecco qui arriva, infatti. Dovremmo essere al sicuro qui giù in realtà. Credo. Non siamo sicuri ancora. Comunque, diciamo che questa prova della forza di Calamity era quasi necessaria. Non per me perché già la sapevo, ma per il gioco stesso. Quindi adesso vediamo cosa. Come cavarcela, quindi. Torniamo indietro. E cerchiamo la consulenza di un esperto, no? E qui. Corri, corri, corri. In effetti, Gog è l'unico professionista che possiamo interpellare in questi casi. E vediamo un po' che consigli ci può dare. Un po'. Poi dà una sensazione di tranquillità quest'uomo, questo gigante. Comunque, parla. È Mother, is the Black Dragon proprio così, threatening the tranquillo. Duras? Come rispondi? Ci ha annichilito, quindi sì. Yes, I thought as much. He's called Calamite, E quello già, a vabbè, ve l'ho detto vicious io, ma fa dragon niente. indeed. Even mighty Annalondo dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere. Beh, To the abbiamo bitter deciso di farlo, end. quindi facciamolo. Sì. What is bravery without a dash of Molto alla mano, recklessness? Gauga. I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, Quest'uomo è una leggenda quasi quanto see out Artorias, Groth, quindi Black vediamo Dragon. la sua tecnica. Ok, cutscene. Come potete notare, lui non ci vede, quindi perché? Quindi, trova l'arco. Tra l'altro, arco. Penso sia più grande di una balista standard. Scusa del silenzio, ma vi rendete conto di quello che ha appena fatto Gaug? Cioè, sarebbe una prova poderosa di per sé, ma se consideri il fatto che lui non ci vede, cioè, è una cosa portentosa a livelli astronomici praticamente. Ok, quindi torniamo adesso dove siamo andati prima da Calamith. Eccoci di nuovo dai cani, del grande e potente Calamith. In realtà i cani stessi sembrano essere stati influenzati dall'abisso. Come notate adesso lì c'è una nebbia davanti a dove sta il drago. In realtà tra l'altro si sarebbe potuto fare anche senza l'intervento di Gaug. Anche perché Gaug tecnicamente avremmo potuto ucciderlo. Solo che sarebbe stato enormemente più complesso. Ok. Come potete notare, forse non l'avevate notato prima, ho 20 chest keep ed estus, perché alla fine del precedente video mi sono reso conto che avevo 5 umanità. Sarei stato randellato come pochi da Calamith, quindi mi sono detto tanto vale sprecarne un paio. Allora, cenni su questo boss. A dispetto di quello che si possa pensare vedendolo, il suo soffio non è di fuoco, ma fa danno magico. Motivo per cui ho equipaggiato, cioè non ho tolto lo scudo che dà la resistenza alla magia. Anche se penso che in caso ci dovesse colpire, siamo fottuti a prescindere. Adesso, Calamite non può più volare. O almeno non può volare in maniera prolungata. Notate, io ho la guardia alzata. Non so neanche quanto danno gli faremmo. Sulla carta
Potremmo fargliene parecchio, però, avete visto? 46. Quindi, morale della favola, è inutile usare... Ok. Abbiamo fatto un danno quasi decente, ma soltanto se consideriamo che abbiamo usato una delle piromanzie più potenti del nostro possesso. Ok, Calamite ci farà il culo, letteralmente. C'è poco da ipotizzare su questo. Forse se riesco a buttarlo tutto quanto di piromanzie... Cosa di cui dubito, ma vabbè. Dubito che gli faccia un bel che... Ok, questo è un attacco veramente rognoso in quanto è molto ampio. E si prospetta un fight veramente lungo. Non fingo... Non farò il figo dicendo che non fa niente. Ha una vita tra l'altro abbastanza alta. Ci trovavamo in un punto cieco per Calamite, quindi fortunatamente siamo riusciti a non farci fare un troiaio di danno gratuito. E sta praticamente a mezza vita. Ovviamente lui ha questa propensione per sparare fuoco destra e manca, poi mi direte è un drago. Sarà un suo diritto, no? Sì, però è un drago che rompe abbastanza le balle. Dai, che forse ce l'ho più bene stavolta. Calo di framerate assurdo. Proprio adesso devi farlo. Ok, abbiamo finito le palle di fuoco migliorate del caos. E il piccolo Calamite sta a circa metà vita. Ok, ho cercato di schivarlo alla meglio, ma non mi è venuto. Ecco. E siamo morti. Primo tentativo contro Calamite, andato vergognosamente, ma... Ed eccoci in cerca di vendetta contro Calamite. Ho fatto una piccola modifica per vedere se è resistente al fulmine o no, ovvero ho messo un'arma non elettrica, che è lo stocco di Rikard. Ho usato questa perché l'avevo... non l'ho mai utilizzato, ho detto, vabbè, proviamo. Questo attacco... Io ogni volta sono convinto di riuscire a pararlo, e ogni volta Calamity mi fa capire quanto poco capisco. Questa volta non ho capito perché la telecamera non si aggira nel verso giusto. Ok, doppia bevuta. Perché si gira dall'altra parte la telecamera? Una cosa fastidiosissima. Ah, se riuscissimo a colpirlo sarebbe addirittura meglio, eh. Forse il parallelismo non è venuto abbastanza bene. Non capisco perché sta cosa della telecamera. Non credo sia un problema dell'arena. Cioè, spero non sia un problema dell'arena, altrimenti siamo veramente fregati. Ok, questa è la presa di Calamite, ovvero lui prende e ci fa una marea di danni. Forse ci uccide... No. Per un momento. Pensavo potessi ucciderci direttamente con quella mossa. Ok. Ci teniamo attaccati al side del drago, forse riusciamo a fargli qualcosa finché non fa questo. Perfetto. Stiamo circa a... Non abbiamo tolto niente, siamo sinceri. Sto un po' in silenzio, ma perché mi lascia un po'... Ho recuperato l'anima a buffo, visto che erano veramente niente. Purtroppo questa fight sarà abbastanza ostica. Ecco, ovviamente ho una gittata veramente alta. Credo sia praticamente resistente a tutto. Ok, siamo riusciti a fare il minimo di danno, anche se quella avrei preferito spostarmi semplicemente di lato in maniera tale da poterla attaccare mentre facevo il soff, ma vabbè.
Va bene. Ma veramente, non fa questo. Sto per essere volgare. Ok, siamo riusciti a fargli penso il 60% del danno. Curetta veloce, che non è servita assolutamente a niente. Dai. Proviamo con questo drago. Lo si potrebbe invogliare a fare gli attacchi che si vuole, però. Non mi riesce particolarmente bene. Sarà forse che anche gli attacchi che si vuole fanno un danno estremo. No, non mi pare. Notare che siamo partiti con circa 20 Estus. Non so se cosa erano proprio 20 o se ne avevo spiegata una per i cani prima, però. Poi questa telecamera continua a girarsi nell'altro verso. Non mi dà molto una grande sensazione di tranquillità. Allora, uno, due. E stiamo circa al, quanto possiamo chiamare, il 20% della vita del drago. Full di nuovo. Ma telecamera perché continua a girarsi dall'altro verso? Incomincia veramente a staccarmi questo, se vogliamo chiamarlo dettaglio, giù no, un corno, perfetto un corno. Speravo in un minimo. Troppo poca gittata. Se finiamo le piromanzie siamo fottuti, eh. Lo dico senza rancore, ma con una punta di tristezza. Ok, siamo riusciti fortunatamente a fargli un minimo di danno. Vai. Indovinate un po'? Abbiamo finito le piromanzie. Quindi adesso dovremmo fargli quei danni che mancano, semplicemente di mischia. Dolore cane. Gradirei molto morirci adesso perché mi sembrerebbe un leggermente una presa di culo morire adesso dopo essersi fatti il culo. Ecco. Questo serve sempre da lezione che con Calamite le distanze ingannano. Neanche a vedere i danni che gli faccio. Dov'è? Non sarà l'arma migliore per combattere contro di lui, ma almeno è un'arma che mi sento di conoscere. Gli faccio poco danno, ma so quanto tempo gli impiego a fare quel poco danno. Fai poco danno, facciamo quanto facciamo con lo stocco. Forse un po' di più. Anche un'arma fatta dall'anima di un boss è più 4, però. Penso gli manchi talmente tanto. Dicevo, gli manca talmente tanto poco che morire adesso mi farebbe veramente perdere leggermente. Muori, Calamite. Calamite è morto, meno male. Sono veramente estenuato da questa fight, ma veramente. Anello della calamità. Prendiamo questi drop. Anima guerriero. Anima di un eroe. E anima di guerriero coraggioso. E beh, concludiamo qui questa parte. Mi serve veramente una pausa adesso. Ciao ragazzi.